Un saluto ai telespettatori di Le Fonti TV e bentrovati a questa nuova puntata dedicata alle interviste di Le Fonti Legal. Oggi ci concentreremo su una tematica di grandissima attualità, che è quella dei diritti umani, e lo faremo insieme all'avvocato Andrea Saccucci, socio fondatore e managing partner dello studio Saccucci & Partners. È appunto esperto di contenzioso nazionale e internazionale in materia di diritti umani. Bentrovato e benvenuto e grazie di essere qui con noi. Grazie a voi, buongiorno. Ecco, come dicevamo, il tema dei diritti umani è ormai all'ordine del giorno. Basti pensare al recente caso Sea-Watch, ma anche alla condanna che ha ricevuto l'Italia da parte della Corte Europea dei Diritti Umani per il caso Amanda Knox. Ma ecco, anche uscendo dal territorio italiano e dall'ambito UE, giusto ieri il segretario di Stato degli Stati Uniti, Pompeo, ha annunciato l'avvio di una commissione sui diritti inalienabili dell'uomo, con l'obiettivo proprio di rivedere il contenuto, insomma, dei diritti umani. Ecco, questo dà l'idea di quanto il tema sia al centro delle agende dei governi, direi a livello internazionale e globale. Ecco, io avvocato con lei vorrei affrontare questa tematica proprio dal punto di vista legale, sfruttando tutta l'esperienza che lei ha maturato nei casi giudiziari che ha seguito in questi anni e di cui magari ci parlerà successivamente, e almeno per quello che riguarda i più importanti, e partirei però proprio dall'impatto che hanno i trattati internazionali sui diritti umani e dal ruolo dell'avvocato di fronte alle giurisdizioni nazionali e internazionali. Prego. Grazie, ma direi che l'avvocato gioca sicuramente un ruolo di primissimo piano oggi nella tutela dei diritti fondamentali. Il tema, come ricordava lei, è estremamente attuale e pone la necessità di avere a disposizione degli avvocati che siano in grado di far valere i diritti nelle sedi competenti. Naturalmente le sedi competenti sono anzitutto quelle internazionali e quindi gli organi giurisdizionali che sono stati istituiti proprio per garantire l'osservanza dei diritti fondamentali da parte degli stati che hanno accettato degli impegni sul piano internazionale. Per quanto riguarda l'Europa, anzitutto questi impegni derivano dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che è il trattato che poi ha istituito la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con sede a Strasburgo, davanti alla quale chiunque si pretenda vittima di una violazione dei diritti fondamentali può proporre un ricorso. Per cui il ruolo dell'avvocato si gioca anzitutto dinanzi a questi fori internazionali, ma non soltanto, perché sempre di più oggi il ruolo dell'avvocato è importante dinanzi alle giurisdizioni nazionali, davanti alle quali diventa imprescindibile rivendicare i diritti, far valere le eventuali violazioni delle norme internazionali poste a tutela dei diritti fondamentali, a partire appunto dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. E questo sia dinanzi alle giurisdizioni di merito di qualsiasi ordine, sia dinanzi alle giurisdizioni superiori, fino alla Corte di Cassazione, fino alla Corte Costituzionale. Corte Costituzionale che, devo dire, in questi ultimi anni sta giocando un ruolo molto importante nel processo di attuazione degli obblighi internazionali, perché, come noto, a partire dal 2007 la Corte Costituzionale ha ritenuto che la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, così come interpretata dalla sua Corte, la Corte di Strasburgo, costituisca un parametro di legittimità costituzionale delle leggi nazionali, per cui è possibile censurare il contrasto di una norma di legge interna con i diritti consacrati e tutelati dalla Convenzione Europea, secondo l'interpretazione che a questi diritti è stata data dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, e sollecitare dinanzi al giudice comune
il rinvio della questione alla Corte Costituzionale affinché giudichi appunto sulla compatibilità delle norme interne con la Convenzione. E questo ha aperto delle prospettive molto interessanti, talvolta prospettive anche difficili e complesse dal punto di vista dei rapporti fra giurisdizioni interne e corti sovranazionali. Si è parlato molto in questi ultimi anni delle tensioni, ad esempio, tra la nostra Corte Costituzionale da un lato e dall'altro la Corte Europea dei diritti dell'uomo per alcune sue sentenze che richiedevano appunto di essere poi eseguite a livello nazionale anche mediante la rimozione delle norme interne ritenute appunto lesive dei diritti fondamentali, nonché anche con la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che pur essendo un giudice diverso, che diciamo, ha una storia, una collocazione istituzionale e delle funzioni molto diverse dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, è un giudice che comunque sempre più spesso si occupa dei diritti fondamentali, garantisce il rispetto dei diritti fondamentali laddove questi sono impattati, sono riguardati da norme di diritto dell'Unione Europea. E siccome sappiamo che il diritto dell'Unione Europea è sempre più presente nella vita giuridica delle nostre società europee, ecco che diventa centrale, ancora una volta, il ruolo dell'avvocato nel saper utilizzare le norme internazionali sui diritti umani, anche quando ci sono delle questioni che riguardano il diritto dell'Unione Europea e che si pongono dinanzi al giudice nazionale in prima Certo. battuta e poi eventualmente anche dinanzi alle giurisdizioni sovranazionali. Quindi l'avvocato comunque deve avere anche una cultura, diciamo così, multidisciplinare, nel senso che poi i vari casi possono riguardare anche appunto vari ambiti, come l'ambito per esempio fiscale, l'ambito societario. E quali sono anche le principali problematiche legali? Beh, devo dire, ecco, che la materia dei diritti umani è veramente per definizione una materia trasversale, una materia che attraversa tutti i settori del diritto e li riguarda, li condiziona oggi molto profondamente e quindi chi si occupa, come ad esempio facciamo noi, in modo prevalente di tutela dei diritti umani, finisce con l'occuparsi di una varietà di questioni estremamente diversificate nei più differenti settori del diritto, quindi dal diritto penale, dove naturalmente le esigenze di tutela della libertà personale chiamano in gioco in modo più diretto e immediato i diritti fondamentali, ma anche, come ricordava lei, la materia tributaria, ad esempio, la materia amministrativa, la materia del diritto civile, del diritto di famiglia e la materia più generale delle libertà politiche, delle libertà civili, quali la libertà di associazione, i diritti politici, l'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo. Ecco, queste sono alcune delle tematiche di cui anche noi ci siamo occupati con dei risultati direi abbastanza rilevanti sul piano soprattutto dell'impatto nell'ordinamento nazionale, nell'avanzamento della tutela dei diritti nel nostro paese. Vogliamo entrare nel concreto, se vuole ricordarci insomma, alcuni casi che ha seguito appunto per esemplificare il fatto che veramente la materia dei diritti umani sia così trasversale. Sì, ecco, farei tre esempi in settori molto diversi tra loro proprio per dare, ecco, la dimensione della interdisciplinarietà e della trasversalità del tema dei diritti fondamentali. Anzitutto mi piace ricordare con un certo orgoglio anche personale una pronuncia storica che abbiamo ottenuto dalla Corte Costituzionale l'anno scorso, nel 2018, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma del nostro codice dell'ordinamento militare che stabiliva il divieto assoluto di associazione sindacale nelle forze armate. In Italia vigeva, come in alcuni altri paesi europei, un divieto assoluto per gli appartenenti alle forze armate e forze armate in senso lato, quindi qualsiasi corpo militarizzato, inclusi ad esempio i carabinieri, oggi anche i forestali, la Guardia di Finanza, che sono comunque corpi soggetti all'ordinamento militare, e questa norma stabiliva il divieto assoluto di costituzione o adesione a qualsiasi associazione sindacale libera.
E questo costituiva una compressione del diritto del nucleo essenziale della libertà di associazione sindacale, già ritenuta dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contraria alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Ecco, abbiamo sollevato la questione dinanzi alle giurisdizioni amministrative, il Consiglio di Stato ha rimesso la questione alla Corte costituzionale, la quale, modificando una sua precedente sentenza del 1999, con la quale lo stesso divieto era stato già giudicato come costituzionalmente legittimo, è giunta alla conclusione opposta, cioè è giunta alla conclusione che questo divieto non è compatibile con i diritti fondamentali neanche nell'ambito delle forze armate. Quello che è ammissibile sono limitazioni all'esercizio della libertà sindacale. Pensiamo ad esempio al diritto di sciopero. Naturalmente devono esserci delle limitazioni particolari nell'ambito delle forze armate che sono funzionali alla tutela dei valori e delle esigenze delle forze armate, a partire dal principio di coesione interna delle forze armate. Ma questo non può compromettere il nucleo essenziale della libertà, quindi la possibilità quantomeno di avere degli organismi di rappresentanza liberamente scelti. Questa è stata una pronuncia, direi, molto molto attesa nell'ambito delle forze armate e che oggi sta dando i suoi frutti, nel senso che stanno nascendo i primi sindacati nell'ambito delle forze armate, che sono destinati ormai a sostituire le rappresentanze militari in attesa di un intervento legislativo che disciplini in maniera organica la materia. Quindi qui siamo sul terreno delle libertà civili, diciamo, fondamentali, tradizionali, qual è quella della la libertà di associazione e in particolare la libertà di costituzione e di sindacati. Un altro caso che mi piace ricordare, che riguarda tutt'altra materia, è quello della confisca per lottizzazione abusiva. Ecco, qui siamo in un tema completamente diverso, siamo in materia penale, dove, come noto, nel nostro ordinamento è consentita l'applicazione della sanzione della confisca dei beni, laddove nell'ambito del giudizio penale sia stata accertata la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva, se non che si è posto in Italia un problema relativamente ai casi in cui il procedimento penale si concluda in realtà con una pronuncia di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato. Ecco, in questi casi la nostra giurisprudenza ha ammesso che si possa comunque applicare la sanzione della confisca, nonostante vi sia il proscioglimento degli imputati, sulla base di un accertamento sostanziale della sussistenza dei presupposti del reato di lottizzazione. Questa giurisprudenza è stata sottoposta al vaglio della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale, con una sentenza del giugno 2018, nel caso GM e altri, ha ritenuto che l'applicazione della misura della confisca non sia compatibile con alcune garanzie fondamentali tutelate dalla Convenzione, in particolare quando colpisce un soggetto terzo rispetto al procedimento penale, e cioè in particolare, come spesso accade, delle società proprietarie dei beni sui cui si sarebbe effettuata la lottizzazione abusiva, che sono rimaste in quanto tali estranee al procedimento penale, che magari ha coinvolto però gli amministratori della società. Ecco, in relazione a questa tipologia di fattispecie, la Corte europea ha affermato un principio che direi sacrosanto, cioè che nessuno può essere condannato per il fatto altrui, nessuno può subire, neanche una persona giuridica, una sanzione avente natura penale, qual è la confisca dei beni, senza essere stato giudicato, senza aver avuto la possibilità di partecipare al procedimento che si conclude con l'applicazione di quella sanzione. Dopo la sentenza del giugno 2018 si è posto il problema dell'attuazione in Italia, perché naturalmente vi continua ad essere una esigenza molto sentita di poter comunque applicare la misura ablativa nell'ipotesi in cui i soggetti imputati del reato di lottizzazione abusiva siano stati prosciolti per decorso dei termini prescrizionali. A questo punto però bisognerà vedere in che modo le giurisdizioni nazionali, a partire dalla nostra Corte di Cassazione, riusciranno ad assicurare la coerenza e la compatibilità nell'applicazione di queste misure con i principi espressi dalla Corte europea
nel caso che vi ho appena esatto, ma menzionato. Infatti in linea di principio le volevo chiedere qual è l'effetto di una decisione appunto della Corte Europea dei Diritti Umani sul contenzioso italiano, quindi come viene poi applicata dai giudici. Allora, diciamo che gli effetti di una sentenza della Corte Europea si dispiegano essenzialmente su due piani, su due livelli. C'è un primo livello che è quello che riguarda i ricorrenti, cioè i ricorrenti che hanno vinto il ricorso davanti alla Corte, che quindi beneficiano degli effetti diretti di una sentenza di condanna dello Stato italiano. La sentenza della Corte Europea normalmente include anche una condanna al risarcimento del danno subito dalla vittima della violazione. Quindi, diciamo, sul piano individuale normalmente il ricorrente può beneficiare in modo diretto degli effetti della sentenza attraverso il pagamento di un risarcimento pecuniario. Poi c'è un altro livello che è quello invece generale, che riguarda tutti gli altri soggetti che si trovino in posizioni analoghe e, se vogliamo, ancora più in generale, l'adeguamento, la conformazione dell'ordinamento interno rispetto al principio espresso nella sentenza della Corte Europea. E questo adeguamento si può realizzare in vari modi, o attraverso un adeguamento della giurisprudenza, oppure a volte in modo assolutamente ineludibile attraverso la modifica delle norme di legge che sono state ritenute contrastanti con la Convenzione europea. Naturalmente questo processo di adeguamento sul piano generale può richiedere dei tempi più lunghi, e ne abbiamo avuti degli esempi importanti in Italia, con il problema sistemico della durata eccessiva dei processi, che ancora non ha trovato una soluzione definitiva, ancorché se ne discuta da decenni. Più recentemente il problema del sovraffollamento carcerario, anche quello è un tema sul quale è intervenuta la Corte di Strasburgo, indicando allo Stato italiano la necessità di adottare delle misure generali per risolvere il problema sistemico dell'ordinamento, ma naturalmente l'attuazione di queste misure generali richiede del tempo, perché risolvere il problema del sovraffollamento carcerario nei termini in cui soprattutto si era posto nel nostro paese non era certo una impresa facile. Quindi la dinamica dell'attuazione delle sentenze è una dinamica che coinvolge sia l'avvocato sul piano interno attraverso la prospettazione di questioni di legittimità costituzionale, come ricordavo prima, piuttosto che semplicemente l'invocazione della giurisprudenza europea a sostegno di certe interpretazioni del diritto interno, ma coinvolge anche il piano istituzionale, quindi il nostro Parlamento e il nostro governo che devono seguire, dovrebbero, quantomeno usiamo il condizionale, recepire quelli che sono i principi sanciti nella giurisprudenza sovranazionale in materia di tutela dei diritti fondamentali, in maniera tale da assicurare che questi diritti siano rispettati e siano effettivamente fruiti dai beneficiari. Certo, io l'ho interrotta per questo breve excursus, se vuole può continuare a citare il terzo caso. Sì, il terzo caso che volevo menzionare riguarda invece la materia ambientale e riguarda in particolare il caso dell'Ilva. Ecco, a gennaio la Corte Europea di quest'anno, a gennaio 2019, la Corte di Strasburgo ha emesso una sentenza molto importante. Devo dire passata abbastanza in sordina nelle cronache nazionali, anche perché la data di pubblicazione di quella sentenza coincideva con la data di pubblicazione della sentenza nel caso di Amanda Knox, che lei ricordava prima, e quindi il caso Amanda Knox ha forse attirato maggiormente l'interesse della stampa. Questa sentenza di gennaio riguarda in particolare la tutela della salute dei residenti di Taranto in relazione al noto problema dell'inquinamento ambientale prodotto dallo stabilimento siderurgico, la Corte Europea ha affermato la responsabilità dello Stato italiano per non aver adottato nel corso degli anni delle misure adeguate volte alla protezione della salute dei residenti esposti alle emissioni tossiche e potenzialmente nocive per la salute dello stabilimento siderurgico. Quindi è una responsabilità omissiva che viene ascritta allo Stato italiano, il quale non soltanto non ha adeguatamente tutelato la salute dei residenti di Taranto, non ha
offerto delle informazioni adeguate rispetto a quelli che erano i possibili rischi derivanti dalla prolungata esposizione alle emissioni tossiche, ma addirittura nel corso degli anni ha emanato una serie di provvedimenti legislativi per consentire la prosecuzione dell'attività dell'impianto, nonostante l'impianto, come ricorderete, fosse stato a un certo punto chiuso per ordine del giudice penale, che aveva ritenuto appunto vi fosse un'attività dannosa per la vita delle persone e quindi aveva adottato un provvedimento di sequestro, a seguito del quale però sono stati adottati una serie di provvedimenti cosiddetti salva Ilva, di cui abbiamo sentito tanto parlare, che hanno consentito la prosecuzione dell'attività. Ora è chiaro che stiamo parlando di un tema estremamente caldo, estremamente delicato, perché sono in gioco diritti anche contrastanti fra loro, potenzialmente confliggenti, e quindi da un lato il diritto alla salute, dall'altro il diritto al lavoro. Ma è chiaro anche che gli interessi economici non dovrebbero prevalere sulla esigenza fondamentale di tutela della vita delle persone, e poiché purtroppo a Taranto si continua a morire, sarebbe assolutamente indispensabile che lo Stato italiano intervenisse con maggiore decisione per cercare di rimediare alla situazione che si è venuta a creare nel corso di questi anni e che la Corte europea ha fotografato in questa sentenza di gennaio, che tra l'altro è divenuta definitiva proprio qualche giorno fa e quindi adesso deve essere eseguita dalle autorità italiane, quali sono state invitate ad esempio ad adottare tutte le prescrizioni previste dal piano ambientale nel più breve tempo possibile, e quindi riteniamo anche prima della scadenza prevista dal piano ambientale stesso, che è stata più volte prorogata e attualmente è fissata al 2023. Allora, il più breve tempo possibile, 2023, mi sembrano due concetti piuttosto confliggenti. Certo, vedremo anche in questo caso quale sarà, insomma, anche quali saranno i tempi di attuazione di questa sentenza. E giustamente, come diceva lei, quando si parla di salute, di tempo non ce n'è. Avvocato, io la ringrazio molto per essere stato con noi e per la chiarezza con la quale Grazie a ha voi. esposto, insomma, tutto quello che sta dietro a due parole che sono quelle dei diritti umani, ma che abbracciano poi una serie di tematiche e di materie che abbiamo brevemente visto insieme. Grazie di nuovo e un saluto ai nostri telespettatori, restate con noi. Grazie a voi, buona giornata.